La Turchia, la storia di un villaggio sommerso, inondato dall'acqua più di 20 anni fa per colpa di una diga, è diventato un luogo magico e un gruppo di donne gli ha dato nuova vita. L'inviata è Lucia Goracci. C'è una guerra che aleggia all'orizzonte tra le guerre mediorientali, è quella per l'acqua. I paesi a valle, la Siria, l'Iraq, ogni estate protestano per le troppe dighe in cui la Turchia stringe Tigri ed Eufrate. Halfeti non combatte più. L'acqua l'ha sopraffatta 20 anni fa, ma anche se ha perso tutto finendo sotto, questo villaggio del sud della Turchia ha conquistato angoli inediti e panorami mozzafiato. E le fortezze non sono per combattere, ma per attrarre i visitatori. A Halfeti le donne non ne volevano sapere di guerre e si sono rimboccate le maniche. Certo, c'erano gli alberi da frutta, le greggi, ma ora ci sono le barche, i turisti, i ristoranti, mi dice Nimet, che prepara il tè per ogni barcone che arriva. Turchi soprattutto, gli stranieri torneranno. Mio padre per quell'orto finito sott'acqua ci ha rimesso la salute. Io per indole tendo a guardare avanti. A Halfeti camminando puoi imbatterti in chiese rupestri risalenti ai primi cristiani. Nesime le cave le usa per tenere in fresco il cibo del ristorante. Alle mie figlie racconto di quando si viveva con poche bestie da tiro. Portavamo la frutta al mercato. Era bello. I giovani hanno perso qualcosa, Nesime ne è convinta. E forse è la vita di un tempo, il vero paradiso perduto. Tutti in viaggio verso Marte alla ricerca di tracce di vita. Dopo Cina ed Emirati è partita anche la missione della NASA.